Ebbene sì, Windows 7 è stato sicuramente un grande sistema operativo, però oggi è veramente arrivato il momento di mandarlo in pensione, perché dopo 10 anni di presenza sul mercato, Microsoft ha interrotto ogni forma di assistenza e aggiornamento. Ciao, sono Zani di Turblab.it. Se vuoi sapere tutti i motivi per i quali ti raccomando di non usare più Windows 7 sul tuo PC e di passare al più presto ad una nuova versione, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, la notizia è questa. A partire dal 14 gennaio 2020, Microsoft ha interrotto ogni forma di servizio, assistenza e supporto a Windows 7. Ha raggiunto quello che in gergo si chiama fine del supporto oppure fine vita. La ricaduta più importante per gli utenti desktop è che non verranno più rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza mensile. Quindi stop a qualsiasi tipo di correzione, anche per i problemi di sicurezza di tipo critico che dovessero emergere da qui agli anni a venire, Microsoft non rilascerà per il grande pubblico una patch per correggerli. Quindi sostanzialmente se ci troviamo nel sistema operativo con un nuovo bug di sicurezza, siamo costretti a tenercelo così. La data ultima è stata appunto il 14 gennaio 2020, ma questo non significa che i PC con Windows 7 in circolazione smetteranno di funzionare, anzi continueranno a funzionare esattamente come ogni singolo altro giorno. Al massimo continueranno a visualizzare una notifica nella quale Microsoft informa che il sistema operativo è fuori supporto e invita all'aggiornamento, ma non ci sarà alcun altro tipo di stop o di blocco, non è che dall'oggi a domani i PC smetteranno di funzionare, non nel modo più assoluto. In compenso sarà sempre più difficile installare Windows 7 su nuovi computer. Questo perché già da alcuni anni Microsoft ha interrotto lo sviluppo di patch che consentono di utilizzare Windows 7 sui processori Intel, ovvero le CPU Intel note come Skylake del 2015 sono le ultime pienamente supportate. Ora, con qualche trucchetto e un po' di fortuna è possibile comunque installare Windows 7 anche su PC successivi, però entriamo già in un territorio nel quale Microsoft non garantisce la compatibilità, quindi sostanzialmente è qualcosa da evitare. Ovviamente più andiamo avanti, più la tecnologia procede, ma Windows 7 rimane fermo nel punto in cui si trova e sarà quindi sempre più difficile renderlo operativo sui nuovi computer. Cosa fare a questo punto? Beh, sostanzialmente ci sono due grandi strade. La primissima strada che vi raccomando è di passare a Windows 10. In che modo? Beh, se avete un PC più vecchio di 10 anni, la mia raccomandazione è quella di comprare un computer nuovo con Windows 10 già preinstallato e già preconfigurato. Questa è la soluzione che vi permette di essere operativi e perfettamente sicuri nel modo più rapido e veloce possibile. Se però lo desiderate, potete sempre prendere Windows 10 ed installarlo anche sul PC che attualmente utilizza Windows 7. Infatti, come vi ho spiegato nel video che ho pubblicato qualche tempo fa, è ancora possibile, nel momento in cui registro questo video, aggiornare gratuitamente tutti i PC con Windows 7 attivato al nuovo Windows 10. Ripeto, aggiornamento gratuito. Così facendo, la nuova copia di Windows 10 sarà completamente attivata, rientreremo nel supporto Microsoft, continueremo a ricevere gli aggiornamenti e sostanzialmente fino per i prossimi 10 anni probabilmente saremo di nuovo a posto anche con questo problema. Chi invece non voglia passare a Windows 10 ha sostanzialmente una grande alternativa che si chiama Linux. Nello specifico, le distribuzioni come Ubuntu oppure la sua derivata Mint offrono interfacce grafiche molto accattivanti, funzionano ormai decisamente bene e per la maggior parte degli utilizzi del pubblico standard sono all'altezza. Naturalmente c'è un po' da smanettare, però secondo me ne vale la pena, provate a dare un'occhiata. Per il pubblico aziendale che invece sia ancora legato a Windows 7 e non possa materialmente fare l'aggiornamento per motivi di costi o di compatibilità, Microsoft ha però messo in piedi un programma specifico, ripeto, limitato al pubblico aziendale, che consente di accedere ad una forma di aggiornamento continuato. È previsto che questo programma vada avanti per altri 3 anni circa e costerà via via sempre di più. Si parla di cifre che possono arrivare a 100 euro anno a postazione, che possono non sembrare tante, però se pensate che alcune aziende hanno qualche migliaio di PC, capite che tipo di costo significherà avere questo contratto attivo. E comunque, ripeto, non è qualcosa che interessa il grande pubblico home oppure di piccoli professionisti come me o voi in ascolto.
Sia come sia, ragazzi, vi raccomando, scegliete la vostra soluzione, ma non rimanete con Windows 7 a meno che non si tratti di un PC completamente scollegato da internet che magari usate solo come media center o per giochicchiare di tanto in tanto. Mantenere un PC con Windows 7 e dati importanti collegato ad internet è oggi un rischio di sicurezza che, per quanto mi riguarda, è inaccettabile per tutti. Bene, da Dani di Turbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece vuoi lasciarmi tutte le tue impressioni sul video, i commenti qua sotto sono a disposizione. Fammi sapere se hai ancora i PC con Windows 7, se l'hai mollato da un bel po', se non te ne frega assolutamente niente del fatto che sia arrivato a fine vita e continuerai a utilizzarlo, oppure se sei d'accordo con me che è una pessima idea continuare a utilizzare un sistema operativo fuori supporto anche negli anni a venire. Per qualsiasi cosa, fammi sapere che cosa ne pensi. Al prossimo video. Ciao!